GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. È stata una serata all'insegna del motorsport, quella che si è tenuta presso l'Artis Café, bellissimo locale situato a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. Tanti gli ingredienti che hanno fatto trasformare l'evento in qualcosa di favoloso ed unico. Innanzitutto la presenza del protagonista indiscusso della serata, ossia il simulatore professionale Red Bull, che ha regalato emozioni di guida uniche. Presso l'Artis Café, inoltre, è partita la prima gara del campionato dei Italian Job, a bordo delle performanti 500 Abarth sul difficile tracciato di Franciacorta. Baby, don't you wanna go? Prima di entrare nel vivo della sfida simulata, sentiamo ora le parole di Luca Alberti, responsabile ed organizzatore della serata, il tuo sogno in pista by night. Come sta andando fino ad ora l'attività? Ma guarda, se fino a 4 mesi fa, quando abbiamo cominciato, non potevo fare ancora bilanci, oggi invece devo fare un bilancio assolutamente positivo, perché dopo circa 35-40 eventi che abbiamo organizzato, sinceramente devo dire che non sta diventando più come era prima un gioco, ma sta diventando realmente un'attività. Sono contento perché sono riuscito tramite questa attività a portare e avvicinare parecchi ragazzi al mondo del motorsport. Purtroppo oggi, per riuscire a venire a girare in pista, ci vogliono dei budget molto importanti. Noi, grazie a queste iniziative, a queste attività, veniamo nei locali, è sufficiente fare una consumazione, divertirsi con noi, e poi dopo qualche giorno si va direttamente in pista a provare una vera vettura da corsa che oggi abbiamo qua fuori, che è la nostra Lotus Exige. E i prossimi eventi quando verranno? Ma allora, abbiamo un calendario abbastanza fitto. Questo campionato con la 500 Abarth, che è appena cominciato qua all'Artis Café, che è la nostra sede ufficiale, durerà per 6 venerdì di fila, quindi saremo occupati fino a gennaio. Abbiamo veramente quasi tutti i weekend occupati, per cui c'è la possibilità veramente per tutti in tutta la Lombardia di provare il nostro simulatore e riuscire a vincere i nostri favolosi premi. A chi è rivolto il tuo sogno in pista? Ma guarda, il tuo sogno in pista fondamentalmente è rivolto a tutti quei locali che hanno intenzione di creare un evento particolare, nuovo, innovativo, legato al mondo racing, e dare la possibilità ai propri clienti di provare, a parte il nostro simulatore, ma anche delle vetture reali in pista. Abbiamo una Lotus Exige 240R, una Formula Renault, dei kart. Ripeto, vogliamo veramente avvicinare più gente possibile al mondo del motorsport. Questo è il mio obiettivo. Il secondo ingrediente che ha reso davvero unica questa serata è stato il suggestivo ed animato locale Artis Café, con i loro favolosi titolari, Silvia, Michela e Paolo Ottoboni, coadiuvati dal bravo barman Alessandro, capace di realizzare drink davvero squisiti. Sentiamo ora proprio la voce dei titolari dell'apprezzatissimo locale Artis Café. Siamo in compagnia di Silvia dell'Artis Café. Da quando c'è il vostro locale? Allora, noi siamo qua da aprile 2013, il locale si trova in centro a Cologno e la gestione siamo io e mio padre. Questa collaborazione è nata con il nostro amico Luca, appunto con mio padre, sono due carissimi amici, anche col vecchio locale, un'amicizia che dura da veramente tantissimi anni. E tutto è nato tra due chiacchiere così, e
ed è nata appunto questa collaborazione con loro. Sono la responsabile dell'Artis Café, mentre appunto mia sorella si occupa maggiormente degli eventi anche tramite il nostro sito su Facebook, mentre mio padre si occupa della parte generale, comunque diciamo è il capo maggiore del nostro bar e anche di un altro locale che abbiamo a Spirano gestito da me. E Paolo, come sta andando questa collaborazione con... Allora, questa collaborazione sta andando molto bene, e con Luca ci siamo trovati una notte di quest'estate durante una cena e abbiamo pensato bene di provare a creare questo evento con i simulatori e tutto sommato sta andando abbastanza bene. Contiamo di... I ragazzi si divertono, cerchiamo di accogliere la clientela in modo che si trovino in un modo molto, molto bene. E niente, adesso andremo avanti con queste varie eventi che creeremo mano in mano che andremo avanti. Tutti i giovedì sera abbiamo il simulatore fisso che darà modo alla gente di provare, di constatare come funziona un simulatore. E poi i vari eventi che adesso stiamo mettendo in cantiere in modo che la gente si avvicini a questo sport. Non poteva mancare davanti al locale anche la Lotus Exige 240R marchiata Il tuo sogno in pista, che ha destato tantissima curiosità da parte di tutti i presenti. Lotus che è stata poi il premio per il vincitore della serata simulata, che avrà la fortuna di provarla in autodromo. Sempre per restare in tema di premi e di velocità, presente anche il team Marvi Racing nella persona di Marco Vecchio, che ha esposto due favolosi go-kart, tra cui quello di Riccardo Geltrude, vice campione del mondo della categoria RAP. Il velocissimo driver toscano è stato l'ospite d'onore della serata. Stasera siamo in compagnia di un ospite d'onore che è Riccardo Geltrude. Mercoledì ha fatto delle prove con la Formula Renault 2000, com'è andata? È andata molto bene, peccato per le basse temperature, però è molto emozionante. Adesso punteremo anche l'anno prossimo a fare altri test e proveremo anche a fare qualche gara, ora vedremo. E col simulatore com'è andata? È andata bene, dai, divertente, per passare il tempo a casa, diciamo, ti diverti. E verrai a seguirci nei prossimi eventi? Se mio padre mi porta, volentieri, mi diverto. Ok, grazie. Yo, mic check. Yeah, here you go. Oh, no, he over here. E dove ci sono i motori, non possono di certo mancare le belle donne. Oltre alle due ombrelline del tuo sogno in pista by night, ossia Sara Rossi, che è stata anche la nostra conduttrice televisiva della serata, e Angela Vreto, erano ben cinque le miss presenti della Bella d'Italia Lombardia. Le splendide ragazze, oltre ad aver fatto un servizio fotografico, hanno improvvisato anche una mini sfilata con relativa elezione di Miss Artis Café. Vediamo in breve com'è andata la sfida. Girl on the floor, all the friends around her. I mean real clean, ain't got a touch or nothing. It ain't like I like a chick on chick or something. I'm just a sucker for a hot track. And you're drinking a chick to tell stop that dance. Is a hop and a clap, flip it round. Now bring it on back, break it down. Now switch. Che è proprio un gioco, noi non sappiamo neanche noi. Ma abbiamo eletto nomi. Aspetta, nomi. Io. Nome. Sara. Nome. Angela. Martina. Elena. Laura. Ecco. Esatto. Siamo il coso. Ok. Vince Miss Artis Café 2013 Martina la Mimetica. Yeah.
stati oltre 20 i sim drivers che si sono sfidati col simulatore di guida. Dopo aver effettuato il warm up, hanno affrontato ben due manche di gara in modalità time attack. Le sfide sono state molto avvincenti, sul filo dei millesimi, molto divertenti e assolutamente coinvolgenti da parte di tutti i partecipanti. Sentiamo ora a caldissimo cosa i piloti virtuali ci hanno raccontato davanti alle nostre telecamere di Go-Kart TV durante il corso della serata. È stata una bellissima esperienza che consiglio a tutti, non solo per il simulatore in sé ma anche per l'atmosfera che si crea nel locale, ci sono nuove amicizie, veramente una bella esperienza. Quindi ti sei divertito? Divertito da morire, veramente. E ci seguirai ai prossimi eventi? Sicuramente. Intrattenimento, bella gente, amici, calore, compagnia, divertimento, simulatore, un connubio direi perfetto. Abbiamo messo a disposizione dei test in go-kart su dei veri go-kart da concorsa per i primi tre arrivati in questo campionato di Italian Job. Dalla simulazione alla vera pista. Bravissima, con un vero meccanico a loro disposizione. Quindi con pretest di assetto eccetera eccetera per migliorarsi. Al termine della competizione a vincere su tutti uno strepitoso Anel Zenerovic che ha strappato un incredibile 1 minuto 12 secondi e 571 millesimi spremendo al massimo la 500 Abarth messa a disposizione dall'organizzatore. Il driver bresciano con questo successo ha vinto il lusso di poter provare in autodromo la nostra Lotus Exige 240R, vettura da 240 cavalli di potenza per un peso di soli 930 kg. La macchina impiega solo 4 secondi e 1 da 0 a 100. Seconda posizione per il costante Alessandro Merisio, quasi sempre a podio nelle gare organizzate dal Tuo Sogno in Pista by Night, che chiude con un crono di 1 minuto 12 secondi e 795 millesimi. Terzo gradino del podio per il simpaticissimo Danny Fragomeni, che stacca il crono di 1 minuto 13 secondi e 776 millesimi. Tutti i piloti, dopo le premiazioni, sono stati intervistati dalle nostre telecamere di Go-Kart TV, che hanno ripreso le numerose fasi salienti dell'evento. Sei contento di questo primo podio? Contentissimo. E cos'hai vinto? Ho vinto la coppa e lo buono sconto dei go-kart di 50 euro. E allora andiamo tutti insieme a provarlo. Va bene. Vinto un buono per girare sui kart grazie a Marvi Racing, una bella bottiglia di spumante da parte dell'Artist Caffè. Te la porti a casa o la beviamo insieme? Ci penso. Dai, condividila con noi. Ne ho già a casa tante, ne ho già ma così quasi dopo lo stappiamo, dai. Ok, dai, ti aspettiamo i prossimi eventi, grazie. Speravo meglio, però... ci accontentiamo, dai. Sei contento del terzo posto? Va bene, però. Siamo in compagnia di Riccardo Scarlato, titolare della trasmissione televisiva Go-Kart TV Race TV e del Tuo Sogno in Pista. Com'è andata questa serata? Questa serata a mio avviso è andata benissimo, ma penso che sia non solo a mio avviso, ma di tutti i presenti, penso che siano stati molto contenti di questo evento qui all'Artist Café, un bellissimo locale che ci ha ospitato. Oggi tutti hanno potuto provare il simulatore di guida Red Bull, poi c'è stata la sfilata delle Miss, grazie alla Bella d'Italia. E devo dire che questo progetto, Il Tuo Sogno in Pista, sta diventando davvero un sogno per tanti, perché molti stanno provando la nostra Lotus Exige che oggi era qua fuori e poi le nostre formule, quindi dal bar come questa sera alla vera pista, quindi Il Tuo Sogno in Pista e Il Tuo Sogno in Pista by Night stanno avendo davvero un ottimo successo per ora nel Nord Italia, e speriamo che questo fenomeno diventi veramente allargato a tutta Italia. Un ringraziamento speciale va fatto a tutti i partecipanti della serata.
Un grazie particolare a tutto lo splendido e disponibile staff dell'Artist Café di Colonial Serio in provincia di Bergamo, locale questo assolutamente coinvolgente e molto molto familiare. Grazie anche a tutte le bellissime miss della Bella d'Italia Lombardia intervenute. Un grande applauso a Luca Alberti ed Andrea Foroni del Tuo Sogno in Pista by Night, che sanno portare nei locali questa nuovissima attività fatta di passione, velocità e di sogni. Sogno che per molti sta diventando realtà, ossia quello di essere veri piloti per un giorno, in autodromo e su una vera macchina da corsa. Dalla simulazione di guida nei locali alla vera pista, quindi, con il costo di una sola consumazione, preferibilmente analcolica. Il piacere di avere la tua casa al lago, l'emozione del benessere a 45 minuti da Milano e a 15 minuti da Bergamo. In piccola palazzina di sole 6 unità abitative, circondata dalle verdi colline della Val Cavallina e a pochi minuti dal lago Dendine. Vi proponiamo appartamenti al primo piano, con ingressi indipendenti, ampi loggiati, giardini di proprietà esclusiva e villette di testa con piscina privata. Il nuovo complesso residenziale è caratterizzato da finiture di pregio, cura e attenzione ai dettagli, armonia della struttura architettonica e soprattutto dall'utilizzo di materiali di primissima qualità. Alcuni esempi di finiture? Cappotto esterno, serramenti in legno con doppio vetro, videocitofono, antenna satellitare, sanitari sospesi, cassetta di sicurezza, riscaldamento a pavimento e impianto antifurto. La cornice delle colline che si specchiano nel lago, la tranquillità e la bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla residenza L'Oleandro fanno da sfondo alla vostra nuova casa. Esempio di alta qualità e garanzia di investimento per il futuro. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Grande, grande. Italia 1! When you hear this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Isola de Canarias, mejor equipo del mundo. All eyes on us. All eyes on us. Nella giornata di sabato 25 e domenica 26 maggio ha avuto luogo presso il circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, la 24 ore Endurance di Pomposa, una speciale gara dalla durata di 24 ore totali, con in più un'ora di prove ufficiali cronometrate, che ha decretato poi la griglia di partenza della stessa corsa. Ben 24 il numero delle squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia, con la partecipazione di alcune squadre straniere, tra cui la Spagna, Gran Canarie. La macchina organizzativa della 24 ore Pomposa Endurance è stata impeccabile, regalando così a tutti i partecipanti un evento unico nel suo genere. Prima che la competizione avesse inizio, tutti insieme, piloti, team manager, organizzatori e spettatori, hanno ballato l'Harlem Shake in forma di benvenuto ed in modo veramente divertente. Con lo terrorista! Con lo terrorista.
Dopo un briefing iniziale in cui è stato illustrato il regolamento dal titolare della pista ed organizzatore Marco Bondi, è avvenuta la pesatura dei piloti, in modo tale da rendere omogenee le prestazioni di tutti i go-kart. Questa è la seconda edizione della 24 ore, purtroppo iniziata con un po' di pioggia, ma le previsioni danno in miglioramento. Abbiamo 24 team iscritti, fra breve ci saranno le prove cronometrate, adesso i piloti stanno svolgendo le prove libere, purtroppo con la pista leggermente umida. Fra un po' avremo le prove cronometrate e poi dopo la presentazione delle squadre con la foto di gruppo inizieremo con la 24 ore. Quest'anno abbiamo avuto la novità di usare per la prima volta in Italia i kart della Sodi RT8. Carte molto affidabili, trasmissione a cinghia, quindi adatti anche per queste condizioni così meteo. La risposta è stata positiva, sono ben 24 team per una media di circa 200 piloti. Come verrà svolta la gara nei dettagli? Ora, nei dettagli ogni team potrà mettere in pista un proprio pilota al massimo per 30 minuti. Abbiamo un controllo elettronico che ci dirà quali saranno i team che sforeranno. Ogni pilota deve avere la propria zavorra perché il kart è molto sensibile alla differenza di peso. Quindi alla partenza della 24 ore cambio pilota ogni 30 minuti, zavorra per ogni pilota, tempo minimo di permanenza ai box e poi niente, rifornimento previsto ogni 2 ore e mezza e in caso d'assistenza abbiamo un recupero dei kart e un'officina centralizzata per sistemare i kart che dovessero avere qualche problema durante la gara. Ci sono altri programmi? Sì, i programmi sono sempre tanti. E comunque per quello che riguarda l'endurance avremo la 500 miglia che sarà il 12 e il 13 di ottobre. La sfida di questa 24 ore endurance di Pomposa inizia con un'ora di prove cronometrate, dove viene definita poi la griglia di partenza. Al primo posto si posiziona il team Target All Driver, estremamente carico e motivato, seguito a ruota da Team Volmar, poi Orsetti Volanti 1, Vicenza Kart Indoor, Pastina & Friends, Ciao Racing, Poli Position Corse, Lamone Corse, SC Racing e Fun Race 1. Queste quindi le prime 10 posizioni dei team in partenza. Siamo trovati molto bene col kart, comunque con la pioggia secondo me va molto bene questo tipo di telaio e dato tutto per il meglio siamo riusciti a fare la pole position. A questo punto si parte con la vera e propria gara. In questa 24 ore è obbligatorio precisare che per ciascuna squadra occorre effettuare il cambio dei piloti ogni mezz'ora, ovviamente autogestiti dal proprio team manager. La partenza è esaltante, con 24 kart che si danno battaglia. I primi momenti della sfida, altamente adrenalinici, vedono un susseguirsi di sorpassi dal contenuto spettacolare e molto professionale. Sin dall'inizio sembra dominare il team Orsetti Volanti, partiti veramente a razzo, insieme a Target All Driver e a seguire Ciao Racing, Vicenza Kart Indoor, Pastina & Friends, SC Racing, All In, Fun Race 2, Persi Corse e Team Volmar. Come sta andando la gara? Stiamo in rimonta, adesso abbiamo il cambio pilota, miriamo nella nottata di recuperare ulteriori posizioni, quindi non ci perdiamo d'animo. Visto che la partenza è stata un po' sotto l'acqua, un po' combattuta, abbiamo avuto un po' di battaglie, un po' così, e adesso siamo in un buon recupero, quindi insomma, siamo contenti della gara, di come sta andando. Diciamo abbastanza bene, saremmo in che posizione? Quindicesima? Sempre partendo dal basso, no, ma comunque dai, ci stiamo divertendo, una bella serata, il tempo si è messo al meglio, bene, dai, andiamo avanti, aspettiamo domani mattina. Poteva essere un po' meglio, abbiamo avuto dei problemi con il kart, l'ha messo a posto. Niente. Qui noi altri. Adesso stiamo un po' recuperando, speriamo che, insomma, non siamo neanche alla metà gara, andare a domani alle 3, speriamo di recuperare ancora.
sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.iltuosognoinpista.it. Uè, ma mi assomigli, eh? Ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1. Ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoKart TV. Una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24. Qualche roba tematica, sui GoKart. Come mai il go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito? Che è uno spettacolo, è velocissimo, eh? Adesso te lo spiego. La web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Poi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocarttv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down to the... From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down to the... La 24 ore di Pomposa, siamo felicissimi, è andato tutto bene, alla prossima e grazie a Bondi e a tutti. È andata bene, abbiamo rischiato, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto fino alla fine, con un po' di fortuna ce l'abbiamo fatta, dai, è andata bene. Gara, tutto il team ha lavorato benissimo, hanno fatto un gran lavoro per i cambi eccetera, noi non abbiamo fatto errori, alla fine secondi, bene. L'abbiamo vinto anche quest'anno, no? Siamo contenti, ringrazio tutti, i miei compagni.
di squadra, gli organizzatori, la Sony, tutti quelli che hanno corso e gli sponsor. Un urlo, no? Da segnalare che le sfide sono state intense e spettacolari in tutte le parti delle classifiche. Il folto pubblico del circuito di Pomposa ha avuto davanti a sé una gara avvincente ed emozionante. Il lavoro di squadra è ciò che rende speciale queste tipologie di gare e a creare il divertimento sono anche gli slogan bizzarri adottati dai vari team partecipanti per dare sprint ai propri piloti. E come precisato dal titolare del circuito, Marco Bondi, nuovi e molteplici saranno gli appuntamenti che coinvolgeranno le squadre intenzionate a gareggiare in pista. Noi di GoKart TV ringraziamo tutto il professionale staff del kartodromo di Pomposa per l'ottimo lavoro svolto ed inoltre tutti i partecipanti presenti a questa spettacolare gara Endurance, durata per ben 24 entusiasmanti ore. Per conoscere quali saranno i prossimi eventi del circuito di Pomposa, potete collegarvi al sito www.circuitodipomposa.com. GoKartTV.com, collegatevi, eh? Parola di Oriano, uscito da Sboroni.